Giuseppe Limongi, come è andata questa 10ª edizione della Zafarana Fest? Beh, devo dire che è andata molto molto bene, nel senso che per prima cosa il tempo è stato clemente con noi nonostante le previsioni così avverse. Poi per quanto riguarda presenze, tutti coloro che sono venuti alla festa, è stato qualcosa, soprattutto il sabato, di straordinario, a dir poco. Ma c'è stato un entusiasmo e una partecipazione veramente che nessuno di noi si aspettava. Ecco, è stato veramente qualcosa di fantastico. Ecco, ci sono stati anche rappresentanti della regione e soprattutto, oltre a presidiare al convegno, hanno anche potuto vedere la festa, il vostro lavoro e principalmente hanno anche dei progetti per il futuro. Sì, abbiamo avuto tutti i rappresentanti che sono stati al convegno, a cominciare dall'assessore all'agricoltura, così come il presidente dell'ARSA, che è anche il direttore dei GAL, ma anche altre figure di notevole importanza, che sono rimasti sbalorditi innanzitutto per la bellezza del nostro borgo di Tortora, perché inoltrarsi per vicoletti, per conoscere le chiese, tutte queste particolarità che mostra il centro storico, è stato per loro di notevole interesse, tant'è che non si aspettavano un borgo così bello. Ma poi, oltre all'aspetto della bellezza del borgo, sono rimasti anche incantati, affascinati dalle cose belle che hanno trovato in questo contesto di questo rione, chiamiamolo così, che è la piazza del Plebiscito davanti alla chiesa. Lì hanno potuto vedere come era ben strutturata la festa, così come hanno potuto assaggiare i piatti nostri che sono della tradizione, quindi i più svariati piatti che c'erano al servizio della collettività. È stata una festa veramente bella. Poi questa particolarità delle nostre musiche legate al territorio, legate anche al mondo contadino, con strumenti antichi quali la zampogna, l'organetto, la lira, cioè tutti strumenti belli, messi insieme tra loro, hanno costituito veramente un momento di aggregazione importante. Poi, accompagnata da un buon bicchiere di vino, naturalmente il tutto allegato il contesto dove eravamo. Sì, la Zafarana naturalmente è stata la protagonista di questo bellissimo evento. Devo dire che siamo estremamente soddisfatti. Un grazie particolare va anche all'amministrazione che, nonostante anche loro abbiano difficoltà, però sono state molto bravi nel supportarci a livello logistico e anche impegnandosi a risolversi tante altre questioni burocratiche. Quindi da 10 anni che loro, devo dire, che contribuiscono in modo molto concreto alle vicende della Zafarana, che sta avendo uno sviluppo veramente interessante, tant'è che abbiamo preso bei contatti anche con la regione per progetti e programmi futuri. Ci sarà un'edizione 2019? Questa ancora è presto da definire, ma in ogni modo stiamo avendo dei progetti interessanti per quanto riguarda anche il Parco del Pollino e anche la regione stessa, che ha visto in che modo nel corso di questi anni la Zafarana, attraverso l'associazione, è riuscita ad emergere e quindi a diventare un prodotto di eccellenza non solo di Tortora ma dell'intera Calabria.